I processi contro gli animali si susseguono. Nelle cronache giudiziarie degli animali che arrivano al XVII secolo, i maiali ne fanno da padroni. Il fatto è che a quel tempo i maiali vagolavano al loro piacimento, per le città e le campagne, dove fungono da cantoniere e da spazzieri e devastano i cimiteri per dilaniarne i cadaveri. Così nel 1457 a Savigny-sur-Étang, in Borgogna, un'altra scrofa sottoposta all'interrogatorio ammette sì che di aver ucciso e semidivorato insieme ai suoi sei porcellini, Jean-Martin, 5 anni. Perché questi processi? Semplicemente perché gli animali di cui si esita ancora a stabilire la natura hanno un'anima, e se ce l'hanno, che razza d'anima è? Si giovino di un giudizio e di un trattamento equo imparziale, come qualsiasi essere umano. A volte ero felice, per esempio quando i miei genitori decidevano senza previsto di scollarsela da lì, li prendeva tutto a un tratto, si parte, partiamo. Basta scuola, basta vicini, basta sguardi su di me. Le costrizioni restavano sulla porta di casa. Ci si metteva comodi, ognuno nel suo spazio, spalle rilassate, guardia abbassata. In quei brevi viaggi, in genere durante i fine settimana o i ponti scolastici, cadevo in uno stato di beatitudine. Finalmente ero nell'istante, ero io. Indivisibile, l'attrice del momento non più quella che stava ai margini, in disparte, a ascoltare ciò che accadeva intorno, senza mai riuscirmi a partecipare. Un appassamento che mi spossava anche se mi caricavo di tempestosa elettricità, come se gli elettroni del cosmo si disintegrassero, mi mettessero sopra il sangue cattivo, sangue cattivo di ribelle, ma da dove l'avevo preso il sangue così? In auto, come un balsamo, la dolcezza e il ritmo interminabile del viaggio adageavano su di me un'ala di uccello, una coltre invisibile che una mano d'angelo aveva intessuto di vento. Venivo in tutti i sensi trasportato e il silenzio formava una croce, dentro la ronzio orizzontale del motore, fuori lo strigo verticale delle cicale. Fissavo lo sguardo sulle montagne, sul culmine della salita più vicina, dove l'orizzonte tagliava la strada e fiduciosamente aspettavo, con calma e impazienza. Convinto che proprio lì mi sarebbe apparso il volto di Dio, si nascondeva e io aspettavo la salita successiva, l'ultimo tornante della strada, aspettavo ancora.